Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Ficcanaso, il vostro segugio personale, sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. Fin dagli esordi, Netflix ci ha abituato alle serie TV di qualità. E a film un po' meno di qualità, tipo 25 commedie brutte con Adam Sandler. Alcune di queste serie sono anche diventate ormai dei cult. Stranger Things, Orange is the New Black, BoJack Horseman, fino alla perla rara Unorthodox. Poi vabbè, dai che te li dai, anche la qualità delle serie TV si è un po' abbassata. E si è alzata quella dei film invece? Infatti, solo lo scorso anno Netflix ha portato a casa ben 24 nomination agli Oscar. Ammazza, 24? Fra cui spicca la vittoria di Laura Dern per Storia di un matrimonio. Ma tornando alle serie, dicevamo, sono iniziate ad arrivare dei prodotti bene, ma non benissimo. Ma nel mucchio, dai, ci stava pure, insomma, sfornano talmente tante cose, praticamente una cosa al giorno, che non è che tutte le ciambelle riescono col buco. Se sa, la quantità abbassa la qualità. Aprile 2020 però forse ha segnato il gradino più basso, ovvero l'ingresso di Netflix nel trash più estremo. Lo scorso 17 aprile, che poi era pure venerdì, hanno bisestile, ora di qualcosa, è arrivato sulla piattaforma online Too Hot to Handle. Dice che è. Immaginatevi un mix tra Temptation Island di Italia 1, no, Canale 5, e altre monnezzate simili che hanno trasmesso ai tempi d'oro su MTV, tipo i vari Jordi, Jersey, Bizzo Calabro Show, eccetera, eccetera. Dai, non fate gli ignorri. Sono due settimane che la serie, o meglio il reality, è nella top 10 di Netflix. L'ultima volta che abbiamo controllato era al quarto posto dopo aver dominato per svariati giorni al primo. L'avete visto più o meno tutti, o quantomeno avete visto gli trailer ammiccanti della piattaforma. Complici quindi la noia casalinga causa quarantena e i riferimenti spinti nel trailer, Too Hot to Handle si è posizionato in posto proprio nella scena dello streaming online. Ma ecco come funziona il reality. 5 ragazze e 5 ragazzi, tutti belli 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 in modo assurdo, tutti nudi 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 in modo assurdo, tutti single 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 in modo assurdo e tutti incalliti 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 allergici alle relazioni stabili, sono stati ammucchiati in una villa da sogno in riva al mare, dove hanno scoperto di poter vincere un grosso premio in denaro, a patto che rispettino un'unica regola: castità assoluta. Niente fighi fighi, niente baci, niente fai da te, perché ogni violazione comporta una multa detratta, a seconda della gravità di questa violazione, da un montepremi iniziale di $100,000. E comporta anche l'incazzatura dei compagni di avventura. A monitorare il tutto abbiamo Lana, una sorta di intelligenza artificiale in stile Siri, che tutto vede e tutto controlla, aggiungendo anche un tocco creepy orwelliano alla serie. Sarà mai così difficile mantenere la castità per due intere settimane? Due settimane? Oh, ma noi stiamo in quarantena da 50 giorni, questi stanno a rompere i gabbasisi per due settimane. Vabbè, vabbè, faccio polemica, guarda, faccio polemica. Due settimane, questa è la durata complessiva del reality. Riusciranno a resistere in vista di un cospicuo premio in denaro? Ma dai, insomma, che davvero, cioè, noi manco il premio in denaro, cioè, al massimo ci hanno torto il denaro. Vabbè, comunque, sti squinternati schiaffi alla miseria, perché praticamente la prima sera sono riusciti a perdere $3,000 per un bacio. Manco il tempo di iniziarsi si sono bruciati e da lì un disastro. Lana fa subito la spia e partono le litigate, i catfight, gli scaricabarile. Lei ha baciato me, no, lui ha baciato me, no, in realtà abbiamo baciato Lana. Pugnalate le spalle, chi più ne ha ne metta, fino al bacio lesbo vendicativo, al grido de me date tutti addosso e io vi brucio altri $3,000. Più si va avanti con lo show, no, perché poi depia, più siete cultori del trash, più ve pia, e più non si riesce a capire se il tutto sia pilotato dagli autori che sono dietro le quinte, o se 10 protagonisti siano in realtà attori che recitano una parte. Lo stereotipo regna sovrano, abbiamo la biondona tontarella, la latina seduttrice, il gigante buono, l'influencer sempre al top, il personal trailer con la fissa del workout, proprio le categorie base, senza neanche troppo impegno da parte di chi si è occupato del casting. Insomma, cosa vi serve per essere presi a Too Hot to Handle? Per caso voleste partecipare a una stagione 2? Essere bellissimi, avere un corpo perfetto e toppare praticamente tutti i test di cultura generale. Emblematico il caso in cui lui dice a lei: vengo dall'Australia, e lei risponde: dove sta l'Australia? Ma sul serio, lo spaesamento di lei è talmente genuino che si meriterebbe un Emmy se fosse un'attrice. Al termine di queste due lunghissime settimane con un monte premi ridotto all'osso, i nostri indomiti e coraggiosi protagonisti, che poi nel frattempo sono pure stati rimescolati dalla produzione, quella se ne va, quello torna, sti tre nuovi li buttiamo dentro così in mezzo al programma senza che ci siano regole troppo ben spiegate,
Brigate, si sono spartiti un montepremi dei quattro spicci con ben due coppie però formate stabilmente. Sì, perché l'inquietante Lana durante le 8 puntate del programma cerca, senza grossi risultati, di guidare i protagonisti attraverso una serie di attività volte alla riscoperta del vero amore, della realizzazione, dell'accettazione di se stessi, su una strada che dovrebbe portarli a diventare persone migliori. Vabbè, non è un programma in cui si stiamo tanto a chiedere quale sia lo scopo, sinceramente. Manca a dirlo, tutti i partecipanti dei Duo 8 e Duo Endol sono diventati superstar dei social network. Come è finita per queste coppie nella vita reale? Oh, eppure noi dei ficcanaso stiamo a fare quarantena e c'è un sacco di tempo libero. In uno di questi casi, signori, sembra sia davvero scoccato l'amore. Il programma è stato registrato un anno fa e ancora oggi una lui e una lei, che non vi diciamo chi sono, non ve lo vogliamo spoilerare, sia mai che vi appassionate al programma, non solo sono ancora insieme, ma stanno addirittura pianificando il matrimonio. Dai, che pure il trash a volte porta al lieto fine. E fecero selfie insieme per sempre felici e contenti. Bene, cari amici, questo era tutto per oggi. Grazie per aver guardato, grazie per essere stati con me. Adesso tocca a voi, fatemi sapere la vostra. Conoscevate questo programma? Lo avete visto? Qual è il vostro concorrente preferito? E qual è invece il concorrente che avreste voluto buttare fuori a pedate dai primi 5 minuti della prima puntata? Iscrivetevi ai social e canale di Screen Week se non l'avete ancora fatto, e per altri contenuti di cinema e serie TV venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti. Ciao!